Custa attividadi è stata realizzata con s'aggiudu de sa regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Questa puntata di oggi è cosa sbella, se ho venuto in noi, in proprio su coro di questa barbagia di Ollolai, se ho su in Gavoe, in Ante Sagresia di Santa Ingiu, e in noi, in questa bilda, ci vivono di più di 2500 persone, e ci fanno di adere cosa bella, sa, domus de verda, balconi vrorius, insomma, esti di adere su una bilda di importo e di conosci bene. E pensiamo che a noi, de, su 2004, de, su mesi di Triolo, si fa di un festival letterario di importo umano, anno, ma sa cosa de bruso de spanto, questi sa bessita de stumbarino su fatto su noi a Gavoi, che dotto su un pari bessint impari a trussono su possa vesta de grannovali, dunca sa cosa di arero su de spanto. E dunque sa Gavoi è una bida con notta po' me da scosa, sa vostra cosa va a pai, tenere la cosa da de importo come su pane frese, spattata, si trucci bonus. Ma la cosa principale che ha prodotto in noi in Gavoi è su caso bonus, su Florisardo, e sti in una bella domo antica di Arricco, antifatto su museo di su caso Gavoesu. E dunque sa con Pier Gavino Zedda e usa entrare in questo museo di su caso, può amostare s'anima e tutto dei Gavoesu. E dunque sa andare a conoscere in pari. Beh, è bello che Gavoi, come è merato il logo di Sardegna, che ha una tradizione in manna di produzioni di gas, ha fatto proprio un museo dedicato a su Vrori Sardo, dunque a su caso Gavoeso. È una cosa di importo, quando è che è cominciata l'idea di far nascere un museo a pizze su caso? Questo è un museo che è nascito da Paolo, l'hanno inaugurato in un mese a Pidanni del 2008. Gallo su una cabanda di allestire la sala, andiamo su canamo su questa sala di esposizione. E questo museo è nascito dall'idea vincere di un architetto, Gianni Filindeo, un coreso, ha disegnato su un museo e tutto, e ha posto in intro andiamo su fotografie di un fotografo sloveno, che poi una decina di anni si è venuto a Gavoi a documentare la produzione di Suaso di Gavoi, Suaso Fiore Sardo dopo. E poi verso un triballo è adatto un amico Fabio Olmi, regista, e ha fatto questo video che ha su video che abbiamo in palace. E poi te questo apposento ita succede noi Fabio Olmi sta contenti tutto cosa sa isprenda sa de Gavoi non scelti sa produzioni del suo caso ma tutto questo che succede in sa vita. Sì, io sono raccontato un po' di questa vita di Gavoi, quindi l'economia, partendo dalla produzione del suo di Gavoi, in tutte le fasi che sono asate a mano, sono latte crudo, frisco, che veniva a fumare su Suviles, un sardino locale, ha raccontato questo mondo del suo pastore, io non è solo su Asu, è tutto l'ambiente, su uomini, su gente, su Gavoi. Dunque, fai un museo in noi adesso Florisardo, intanto è una grossa idea, quando è che cominciavo ad uzzerriare Florisardo e poi Itta? Ma sono le notizie già dal 1927, vadia da una pisedda in alluminio che aveva di uniformare la produzione del suo aso, di standardizzare una pausa armatura del suo aso. E già da tanto esistevano dei Fiore Sardo, però questa è la denominazione di origine, mi pare del 1957. E poi si sta trasformando questo Fiore Sardo in Fiore Sardo dopo, uno dei 30 asos italiani dopo i tenimos. Ecco, e quanto fonti noi, i pastori che producono su caso, i brevesi, come è questa cosa? Pastori, prima venne di a tanto si producevano su Fiore Sardo, venne di a più di intomos, intorno a una quarantena di pastori, in più queste sono scase di ficcio ormanos che producono su plur de su Fiore Sardo dop, veste la Seppi, Giunica Boeso, Solmere, Salvatore Sedda e Antonio Sedda, Antonio Maria Sedda, e appunto ex presidente Viner del consorzio su Fiore Sardo dop. E su pastorio lo hai gallo a mano, solamente una volta, non essere una quarantena di pastori, straga voi, io non l'ho, io voglio, non servirà il gallo
ha nato lì questa produzione artigianale. Bene, devo dire, di avere su contento me, da te venire in noia da voi oggi. In tanti si può ittare, questa possibilità di salutare a Pia Giavino Sedda, che a Deo tende una stima manna. Le costumini, voi testi un operatore culturale, un studioso, un musicista, e porta da innanti le tue tradizioni gavoese, e noi scelte del Gavoi, ma adesso Sardegna entrea. E dunque se mi fai piacere in meda. Ma te le munai, Piergavino, questo luogo da fatto su comune a un dia, si è cattato, se tanto muoio. L'architetto ha fatto un traballo di adero bello, e tutto iscurio in noi, che ha ben evidenziata, sai cosa, sa. Ma se usa intro una doma antica. Siamo su in intro di una doma, di Radomo e Sorlais, una famiglia Gavoi, stavano abbastanza bene, hanno lasciato questa doma, poi si sta un po' rada sul comune e si sta a ristrutturare poi sul museo di sul Fiore Sardo. Prima di cominciare a girare in Isaposento, a Pubio Gambassu ci fu un scanto logo su dedicato a Sagogina, poi te noi ti vedesi, laboratori, su preparaisi, e scoda, che hanno in funzione questo museo, e ti succede? L'idea andiamo su. L'idea è finita usare il laboratorio sopra questo prodotto, quindi di utilizzare questo prodotto, questo aso, in maniera sperimentale, poi usare nuovo, a provare il prodotto nuovo e utilizzare questo aso in quinta maniera, a partire da lubrattare posa pasta, a finire magari a luponere in cacchi gelato, mentre c'è un altro qualche cuoco. Quindi si tratta di sperimentare, di dare una sorta di laboratorio che può essere utile appunto poi un ucrasa, poi via da differenziare l'utilizzo di questo prodotto. In noi, sul traballo che hanno fatto, questa vaina manna, contai questa storia del suo caso, ci fu un apposento, se ogni apposento, poi cioè, se entrai, Piergavino si accompagnai, è stata una cosa bella, poi entra in una cosa di... già è un mistero, no? È tutto scurio, e si binti scetti a fuoco, illuminata, iscosa, che contanta, basta da bere una cosa, e dunque ti porta subito a pensare al suo traballo dei pastori, della produzione di suo caso. E stai sì, su. Ecco, non sono un esperto del museo, però ho un po' sul mondo della produzione del suo caso usardo. E probabilmente l'architetto ha l'idea sul museo a Irsi. A irsi ambientare, andiamo sul museo, tipo, o mentre io esce di una annissa e non va a fumare su nostro, quindi di triballo a mano, in una pisedda del lino originariamente, poi si sta utilizzando l'alluminio, la lamma, e vado a produttore di Gavoia, la nostra pisedda sempre uniforme, andiamo su. E vince a utilizzare cose la plastica, no? Esatto, ma adesso una cosa, cominciamo a entrare a intro, in suo primo apposento, a HBS, pure Itae che è si posto in esposizioni, e commenta e contata questa storia della produzione del suo caso noi in Gavoi, andiamo su un pari. Aio. Beh, noi, Piergavino, devo più monitor fotografia, ma cosa se tutto che Serbieta può imparare questo traballo umano di fare savarina nel suo caso. Deitta potevo cominciare a contare in questo apposento? Ma cominciamo da venire dalla fotografia, da sul latte. Sul latte viene di Azzao, in un lappiolo del rammene, una lappia, manna. Questo bello cardaggio umano che tenesi noi. Noi mettiamo un lappiolo, su pruso. E sulla piola, sul latte, viene posto a zao quando è stato riso, appena morto, e si alza ad una temperatura tra 34 e 36 gradi, su un caso di anzone, e per un tempo era già pastore, se tutto, e se si è il pastore e si alza il gallo mezzo, possibilmente a utilizzare un alzo del risultato suo e tutto. E poi già pisedda, un tempo si utilizzava dell'inna, quindi. Custa dei paesi? Custa deve essere l'inna di Astanza o di Pirastro, di Pira. E te proprio questa forma di suvrore? Ah, sì, una volta si designavano stuprore, probabilmente di bene augurale, ma a volte si incidiano all'interno, si iniziano del suo produttore, del suo aslo, senza quello differenziare, a volte si è dentro un pinnetto, in un locale astrinto, e vado a produrre un pastore, a volte con 7-8 pastore si produce il suo aslo. Quello differenziale vince quando a bordo capitava e che ne sappavano, tanto di più non c'era il lavoro. Come si faceva con i suvani, no? Poi, adesso proprio forno. Si può dire appunto una evoluzione della produzione, sicuramente è una produzione antica, viene in città già da epoca romana, ma poi in tutto da 1100 in Susu, queste notizie di scambio commerciale di Ustuasun in sul Mediterraneo, a partire da Napoli, Genova, Marsiglia, Baleari.
E lo vendiamo insieme all'osso, abbiamo una tradizione, si usa di lo vendere in Sappuglia, non so se lo insomma, a tenere una coina piccante, lo utilizzano a meta, quindi abbiamo la fortuna di tenere questo mercato e apprezzano a meta la sua produzione artigianale. Nada, e noi, se Castiglione, non scanto cosa sa, in ottico, a che si rivienta? Andiamo in ortico, più di un sgabello, e si sedia sul pastore, poi quando tirava su aso, da sulla piola, ponia una orida in palastua. E questa orida ponia una sapicella di linna, o di lama, o di acciaio, oppure di plastica, ose, e un sumuri, o tirava questa alzata una volta che volava 20-30 minuti, o se avanza alzata, la alzava a passare, e poi tirava su aso la sapicella, poi la sapicella veniva triballata, e tirava pure di una volta e si arremondava, quindi si era incostato su aso appena atto a Endelu, onde una leppa appunto può arremondare. Tutto cosa dell'inna, sì, dell'inna. E poi invece sposare la azzata utilizzavano questa leppa dell'inna su Mattesi, a volte utilizzavano la vita scacchi leppa in su, più lunga. E la temperatura, come giorno la temperatura, utilizzavano oggi a mano, che è abitudine, oppure un termometro, ma invece questo è su muri, andiamo a tirare sarre, può tirare su giuro, può andare sarre. Dunque, da noi ci punti proprio questa cosa, che è un nao, che si ricorda tutto questo traballo, questa faina, questi pastori, il pastore che ha fatto in suo caso. In questo schermo, invece, se ognuno delle fotografie, video e tutto quanto, che conta, commenti si ponia, si va a sapere scotto, come si va a suo caso. E in questa fotografia ci funti pure, mi pare che c'è sul deposito cosa tua e tutto, no? E vino, scarchi magasino, meglio del pastore, se me da pastore, questo è un caseificio di un amico. Insomma, fate ubiri pure su caseificio cosa tua, riprendevo su. E poi cosa è Massimo Pinna, ora si fa ubiri uno scanto cosa su magasino cosa tua, hai cibo proprio su caso, non scetti in fotografia. No, si stagionando. Dubieusu di Aderusu. E dunque da questo in questo apposento si conta tutte queste cose. Poi teniamo altre cose da contare in noi o potevo andare in un altro luogo? Potevo andare in un altro luogo. E si andava sul pari. Io. Beh, e noi in questo apposento, per capire, ci punti in un scanto cosa che mi pare. Una vaga antica è un scanto cosa più moderna, come in testi. Messo un po' di scheda, se no. L'evoluzione, andiamo su del raspicello, magari prima si utilizzava de lama, la sai, in Gavoi, poi alluminio, poi acciaio, e noi avevamo la brova santia, la lama, la brova dell'alluminio, o di acciaio, sa scuro, quando non si deposita sulla te direttamente sulla piolo, magari non si spompa direttamente da sul locale. Invece il picchetto da posa rescotto? Un picchetto più moderno, di plastica, può tirare il reotto. Però questi dei importi sono fatti da su comune, avevo più ogni impari tutta questa cosa, da lui è nato l'architetto, ha fatto a donare questa sensazione, come si entra in suo magazzino, non si deve affumiare su caso e tutto quanto. Dunque ha creato questo ambiente. Questo ambiente è tutto, e è bello che ci sia questa cosa, antica smera, moderna, se può vedere come è cambiato, su traballo e tutto, dei pastori, sai? Sì, è sempre un'evoluzione, a Oze. Si è in suo scuvile, su pastore, trasforma diritto su latte, però si è finta in suo caseificio, sono autorizzato, se non si può disfruttare sardo dopo, chiaramente utilizza una attrezzatura più moderna. Su Fiore Sardo DOP, Duvanti, in Gavoi e in Calia Travigli? Ah, sono pastore, sono pure in Sarvigli dei Gavoi, Ovoglia, Lollai, Orgosolo, Starvigli, siano manteso. Non fu in tutto, è chiaro, in tutta la Sardegna, lo pastore sono gli spagnoli in tutta la Sardegna, specialmente lo pastore dei Gavoi, ha sempre piazzato, sono andato sempre in Vincenzo Sivilesiente, sono andato a suo Ristani, a suo Macumele, Gallo a Tanini. In Uva Vesterrino, appunto il territorio di Gavoi non era mai nulla, e tanto sono stato costretto a che due sono stati raterolosi in cui si sono insediati. Dunque, poi sarei questa visita in noi sul museo, questa poi ci ho avuto uno scanto a trascosa, sa che potevo dire, ma c'è stato un altro apposento.
ha pubblicato cioè, una romana, può pensare su caso e tutto canto, e altra cosa più moderna. Sa, a tu non ti piace di mettere cosa moderna, se no è bello da fai miri e si chiama ad avenni noi in questo museo a Castiglione, commenti via da, e commentesti, grazie a Deus, oggi è tutto, si traballa bene su caso, e a onde è andato a cabai su caso? C'è di Sardegna o a onde di esportare su questo fiore sardo? Il fiore sardo dopo si vende da un po' in tutta Italia, però su Prusu, un summana, un artigianale, un fatto di Rospastore, resta in Puglia, provincia di Lecce, di Bari, Brindisi, e specialmente in questa zona di Susalento, su Sumano, dai, teniamo notizie del fine secolo, primo del suo secolo, Olau, in cui appunto partiva da Moia da Steddo, un sarnave, si mette sul porto di Gallipoli, in questo roveliero, e hanno addirittura tre salità, magari va a dire da su Aso Minuso, su Mesulano, su Aso Promaduro, hanno tre espressioni differenti, e io sono usato a me da lavorare su Cruso, quando si stagionava che tenere 8 da che mese. Dunque, da noi andavo su un pane, si è trapposento, che è l'ultimo, ma da Ingunisi andavo a sapere altre cose, sa del Gavoli. Dunque, si andavo su un pane. Beh, noi pure, Piergavino, ci punti questo rimando su questo tempo, no? Cosa moderna sa, e cosa saprusa antica, se no c'è su coladore in noi in metallico e invece s'altro di plastica, e questo serviva a filtrare, no? Può lavare su latte e lucchettare sulla piolo, può azzare in genere, o pensare a un contenitore, poteva essere una lama o un bidone appunto andò a questo murto. E come questa sfrusella insomma sono di plastica, ma un tempo si usava una frusella di Sinniga, in Galuose e in Santiro, in San Verumilis, e si usava una meda poi a Reutto, poi su Pecorino, viene di solito a caseificio, sono un tempo, e uomo chiaramente la plastica predomina su caseificio. Questo ancora oggi usai si gusta, sa? O sì. C'è un tipo moderno? Sì, cose utilizzano la superfusella di plastica. E noi c'è una cosa che è una simbologia che conta da commenti poi tutto questo traballo andai a vendio e dunque a Savesa. Può vendere, utilizzava la Savesa. Mamma mia, da serie a San Romana, da romana Fede, sì. La serie a Mosaici, e ci viene il mercato su noi. Utilizza si stadea pure un peso lungo, arrivava a pesare 80-200 kg, in due scanso uno può pesare, e tenia da due possibilità, e poi osa per bilanciare le calacastre. Tu che sa, perché io che andavo, ho detto questa trasmissione appunto a noi, le cose sa, deve appaccio di tutti in mezzo, sa cosa buona, c'è su caso, che è un caso buono, ma c'è su pane buono, ci punti spattata, sa, i drucci, sì, e tutto quanto. Ma in noi, in Gavoi, posato se vuoi più fai, dopo questo museo, da tu hai andato adesso 2018? Il museo è un museo comunale, la amministrazione comunale di Gavoi, su 2018, l'hanno inaugurato in sul mese di Appidanni, tanto il sindaco Giovanni Cogusi, pastore, i prodotti di fiore sardo e tutto, l'amministrazione San Biate, la Salvatore là, il sindaco, e comunque questo è sicuramente un museo importante, noi potremmo vivere appunto tutta la fase di lavorazione, di produzione, di stagionatura del suolo, sul paesaggio, tutto l'ambiente legato a su pastorino. Ecco, però dove volevo dire questo, questo traballo che ha fatto suo sindaco è una cosa di importo umano, ma in noi c'è proprio un sistema che poteva serriare i museali, poi già è a camminare in suo centro storico, in noi con i domus dei ingranio, tutto verdas, bello, con balconi florius e tutto quanto, ben acquantato, ognuna ci tiene in mera in noi, in Gavoi ai domus. Ma esi arregotto in una domo, Casa Porco Satta mi pare. In Casa Porco Satta aveva una teristruttura museale, che era un po' prima di questo museo del Fiore Sardo, dopo, in Ube aveva una collezione di Onora Fogavoeso, Giovanni Rocca, Nanni Rocca, io ho messo in Aristanis, in Ube aveva il Rosamuletto Sardo. Rocca è tutta una famiglia di orafos. Su un orafos che sono arrivato a Gavoeso già dal 1790. E andiamo sono zizzo, sono nepotese, pro nepotese, ha sempre dato la sola, forse. Quindi, Omo e Bernanni e Angela Rocca, Galo e Triballa, non solo.
E dunque che produia una vina spottutura a Barbagia, ma non solo, e una gioiello sposo su Stummenes e poi tutto a Barbagia. E poi tutto su gioielli tradizionali, su amuletto, su tutto cosa che ha servito un po', un po' bellezza, sì, ma un po' sovubicato, e tutto questo gioiello semonili che teniente un valore magico, popolare e tutto. E dunque sa collezione rocca, ma ci punti giochi antichi. Beh, sta in una sezione, avendo visto lo giocattolo sordoso antico, è una sezione di questo strumento musicale tradizionale. E poi da strumento musicale, se noi, da voi, tutti conoscevano questa particolarità, il suo tumbarino, da voi, ma che non suona da solo, poi da sono un triangolo, sono pari su un pipiolo, altro strumento, su pipiolo, su triangolo, e poi quando arriva il sorganito, su tumborro, sa poesia popolare, tradizione orale, è parte di questo gruppo poi musicale. Poi da una tradizione in manna dei Gavoi e su Gran Ovali, su Carrasecale, come si inserì da noi, e poi questa sa festa, sa bestinti, tutto il Gavoi su cadente, su Lombarino, qui canta bestinti e fa in festa, bando, su sonno, su finza, sa tutto sa dire, tutto sa notti. E dunque sa c'è un apposento dedicato proprio agli strumenti musicali, adesso Lombarino, finza sa esatto. Beh, su finza sa terzo strumento, se però andiamo su proprio rappresentativo, su un solo dei Gavoi, su proprio rappresentato. E un salvario tipologia costruttiva del tumbarino. E poi ci sono i costumi, sono tradizionali. E costumi, ne ca voi. E Carchievizza sono una mostra di xilografia e di incisione di un pittore capoese. E dunque, da questa cosa da capodesi benni a conosci, biri, se si fa piacere, arriva in noi in Gavoi, che va in di me da manifestazioni, si festa, sa manna, sa tutto si stari, tutto si ero, insomma, ad ogni occasione è buona, può benni noi in Gavoi. Voi conosci questo museo, ma voi conosci poi si storia e tutto di questo luogo. E devo dare grazie a tutti, Pier Gavino, se si accompagnavo, se si ammostavo, tutto questo bello luogo, a amministrazione comunale, cadeniti, che attenti, si impero di fare questo traballo, e amministrazione comunale di Oiga, stare mantenendo aperto questo luogo, e come sta organizzato? C'è adesso una guida, tu e tutto, come funziona? Abbiamo un museo per di prenotazione, abbiamo visto un triballo che è stata una gara, poi la gestione museale, però è stata deserta, si spera da i accotti, appunto, venza da affidare a Calleoni possa gestire questa struttura e il carchiente possa aiutare a mantenere aperto. Dunque, grazie a Pier Gavino e tutto questo che ha traballato e che traballa in noi in questo luogo. E poi vosotros, amico mio, de cosa bella, se si va a piacere, Domenico qui veniti e us andai in un altro luogo, sempre in Barbagia, in questa provincia di Nuoro, e us andai a Vizzi, e a un c'è una tradizione in manna di canto a tenore, in Guni si è attivato un museo multimediale del suo canto a quattro battis e a quattro voci, dunque se us a conosci meglio su questa faina, questo impero, questa tradizione manna che teniamo su noi in Sardegna. Dunque questa stessa cosa de Vappaia, questa cosa che sreveri voi, s'animo e tutto, con suo pregeri, del suo canto, dunque su un'altra tradizione bella, un'altra cosa bella di Sardegna, dunque se lo sapete, sa gira che benedi, in Vizzi, tutto su pari. Grazie a Gavino. Questa attività è stata realizzata con s'aggiunto de sa Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, Articolo 22.